cittadinanza. Tocca alla ditta fare controlli? Va bene, insomma, voi mi direte che tocca alla ditta fare controlli. Ma io non ho mai sentito dire le multe che le prenda, dato che nessun ente privato è autorizzato a fare multe. Sì, o forse sì, perché anche in treno, se tu c'hai biglietto, paghi e paghi la sovrattassa. Vabbè, che la facino però, anche perché... Cioè, addio, che la facciano ora a questo punto a noi interessa poco, perché voglio dire, tutto questo discorso era per non aggravare le finanze comunali, ma se ci deve rimettere, non va bene, che non vengano a chiedere di più perché la gente paga, non lo possano dire perché facciano controlli dovuti. Ma poi insomma queste se le fanno o no, vabbè, riguarderà loro il regolamento, se c'è i furbi fanno bene i furbi a pagare la questione di furbo, visto il furbo non interessa a nessuno. Ecco, appunto, voglio dire questo, ma se questo non ci compete più, sono contento così. Vediamo di andare avanti nel migliore dei modi e con un orario migliore che rispecchi veramente l'andamento e che rispecchi veramente la richiesta dei cittadini. Grazie. Grazie, consigliere. Ci sono altri? Torrini, prego. Sì, semplicemente per dire, accolgo con favore la delibera che ci viene presentata, anche perché credo che gestire in forma associata il trasporto pubblico locale sia un'ottima soluzione, anche perché sappiamo che le gestioni associate riescono ad intercettare i fondi della regione, sono un modo per sottrarre determinate situazioni al patto di stabilità, ai problemi diciamo, legati al patto di stabilità, ma soprattutto per quanto riguarda il TPE è anche una modalità che consente l'ottimizzazione delle risorse impegnate e un servizio più uniforme e qualificato per tutti gli utenti. Quindi credo che sia una soluzione che migliori il servizio per i nostri cittadini, ma anche che consenta di agevolarlo. Inoltre, per quanto riguarda la sincronizzazione tra gli orari dei treni e gli orari dei trasporti pubblici, sì, credo che ci sia già una proposta in questo senso a livello di circondario, che si stia già lavorando in questa direzione, cercando appunto di razionalizzare sì determinate situazioni, perché certo non si può utilizzare un trasporto pubblico locale per soddisfare esigenze individuali, ma dobbiamo razionalizzarlo in modo da utilizzare bene le risorse che abbiamo a disposizione. Allo stesso tempo però dobbiamo anche soddisfare le esigenze dei singoli e credo che l'autodrin vada in questa direzione. Quindi ritengo che sia un'ottima proposta e che anzi bisogna lavorare sempre più in questa direzione. Grazie. Bene, grazie. Grazie Presidente. Ma io su questa delibera è evidente che, essendo il trasporto pubblico locale un servizio che oggettivamente è allargato e riguarda non solo il nostro comune, quindi riguarda tutti i comuni di circondario Empolese Valdelsa. E quindi questo è il motivo per cui noi voteremo favorevole a questa delibera, perché ci sembra che un servizio che riguardi tutti i comuni che appartengono al circondario Empolese Valdelsa, una gestione fatta in questa maniera ci sembra quella più logica. Quindi su questo non abbiamo nessun tipo di... la votiamo in maniera favorevole e auspichiamo che il servizio, come diceva anche la consigliera, insomma, sia sempre più ottimizzato in maniera da renderlo il più fruibile possibile verso i cittadini, perché crediamo che il trasporto pubblico sia anche uno di quegli elementi che possa, se implementato, se incrementato e se usufruito da tante persone, poi alla fine riesca anche a risolvere tutta una serie di problemi come quella del traffico, dei parcheggi, dell'inquinamento eccetera. E ci pare che una gestione fatta in questo modo sia quella più rispondente a quello che dicevo prima. Ed è evidente che ce ne sarebbero altri servizi che andrebbero gestiti in questa maniera, quindi figuriamoci, noi per esempio eravamo d'accordissimo riguardo a un altro servizio che praticamente riguarda, e l'affronteremo poi alla fine di questa seduta di questo Consiglio Comunale, Publicasa, cioè noi commissionammo diversi anni fa uno studio alla Bocconi per farci dire qual era
la modalità ottimale per la gestione del patrimonio residenziale pubblico, la Bocconi ci rispose fate un consorzio fra comuni, noi facemmo tutta un'altra scelta e facemmo una società per azioni. Quindi già eravamo e rimaniamo favorevoli per esempio al fatto che anche il patrimonio residenziale pubblico venga gestito in questo modo, figuriamoci sul servizio pubblico. Quindi su questo da parte nostra non c'è nessun tipo di avversità. Insomma. L'unico consiglio che do all'amministrazione riguarda quello delle tempistiche del rinnovo delle convenzioni, scusate. Perché mi sembra ci sia, è un po' un vizio di questa amministrazione, quella di rinnovare le convenzioni scadute sempre dopo qualche mese, addirittura anche qualche anno. Perché io mi ricordo, sempre riguardo ad una convenzione che è quella che il Comune stipula con l'Empoli Calcio, cito un esempio, per la gestione dello stadio, anche quella è una di quelle convenzioni che puntualmente vengono sempre rinnovate 7-8 mesi dopo la fine della scadenza del contratto. E io mi ricordo che nella precedente legislatura noi ponemmo un quesito su cui poi nessuno ci riuscì a darci una risposta, e il quesito era questo, cioè cosa succede per esempio nella gestione dello stadio se una volta è scaduta la convenzione, quindi siamo in attesa di rinnovarla e passano tutti questi mesi, se allo stadio succede un qualcosa di non lo so, chi è che paga, chi è il responsabile? Quindi su questo, ora il trasporto pubblico chiaramente ha anche delle regole diverse rispetto a quello di uno stadio, ci sono l'assicurazione eccetera eccetera, poi l'invito che faccio è quello che quando scade una convenzione attiviamoci per rinnovarla il prima possibile, non stiamo, perché io mi fido delle, ho posto prima la domanda all'assessore, mi fido di quello che mi ha detto, però io francamente non ho trovato nessun tipo di atto scritto che rinnovasse quella convenzione che è scaduta il 31/12/2008, quindi un anno e mezzo fa quasi. Mi fido di quello che dice l'assessore, quindi mi immagino sia una sorta di tacito rinnovo, non lo so, però ecco, poniamoci attenzione perché poi per evitare, mi sembra un modo di gestire questo tipo di cose un pochino, come si dice, all'impolesa, alla leggera, cioè quando scade una convenzione attiviamoci perché venga rinnovata il prima possibile, perché non vorrei poi un domani ci si ritrovasse a delle conseguenze perché magari succede un qualcosa e siccome la convenzione è scaduta non si sa chi è il responsabile, insomma. Quindi su questo ribadisco il voto favorevole su questa delibera e invito l'amministrazione a porre un po' più attenzione sulle tempistiche. Grazie, ci sono altri interventi, Giacomelli? Sì, io mi accudo un po' agli interventi che sono stati fatti finora, nel senso che ritengo che comunque sia una convenzione, una delibera favorevole, quindi trovare un sistema di convenzione pur non rimanendo particolarmente favorevole al fatto che poi si sia collegati al circondario Empolese Valdelsa, però questo è un po' una dinamica che abbiamo noi e che riteniamo appunto che andare a un ente ancora superiore è un aspetto che ci convince poco, però fondamentalmente riteniamo che questa sia una convenzione valida pur mantenendo quello che abbiamo detto precedentemente, che quindi speriamo appunto che se un domani ci possano essere dei cambiamenti importanti nel nostro territorio questi vengano recepiti con una certa celerità e attenzione anche dai circondari. Quindi voteremo favorevole. Gaccione. Sì, io rileggendolo, che non ho partecipato alle commissioni, però dopo aver sentito l'illustrazione dell'assessore e anche altri interventi, mi è sorto qualche domanda. Certamente, vabbè, facciamo una premessa, è auspicabile che siano molti i servizi che verranno gestiti con questo principio. E per dire una parola sola, se per andare verso, e spero non sia in tempi biblici, la considerazione di questo territorio, dell'area del circondario come una città unica in qualche maniera, e riuscire a gestire i servizi, quelli principalmente quelli fondamentali, in questa maniera. Infatti la delibera che andremo ad esaminare dopo, quella appunto sull'edilizia residenziale, qualche problema lo pone vedendo che è limitato
nel numero dei comuni. A parte, ecco, faccio una segnalazione al dottor Marchini, nella convenzione non c'è poi citato il comune di Cerreto Guidi, mentre nella delibera è in premessa. Così. Però ecco, qualche domanda mi viene, anche su quell'aspetto, e forse non ho capito quando è stata data una spiegazione, o forse non ho ascoltato in maniera attenta, che riguarda non tanto la questione dell'IVA, però ci ritorna anche un po' la questione dell'IVA, perché il mio capogruppo mi